Signore e signori, buonasera. Siamo qui per un corso relativamente a PlayStation 2000i, quindi la vecchia versione del PlayStation. È stato poi successivamente sostituito da PlayStation 8.7. PlayStation 2000i è stato il primo software degli anni 90 professionale per lo sviluppo di algoritmi quantitativi. Quindi è stato un software che ha fatto storia. Questo giustifica il fatto che la più grande mole di letteratura relativa ai training system e agli indicatori quantitativi sia appunto stata scritta nel corso del tempo in questo linguaggio, il linguaggio di PlayStation 2000i, che è il linguaggio Easy Language. Quindi una delle grandi caratteristiche di PlayStation è che ha una bibliografia enorme, terminata, qualsiasi formula è già stata scritta, programmata e esistono numerosissimi siti che appunto illustreremo nel corso di questo incontro, in cui è possibile trovare gratuitamente e con codice aperto tutto quello che si ha bisogno. Questo incontro ha la finalità di spiegare quelli che sono i rudimenti di utilizzo della piattaforma di PlayStation 2000i. Ovviamente non ha nessuna pretesa di addentrarsi a livello del linguaggio di programmazione, che non è mestier nostro, ovviamente, illustrare. Il software, come voi potete vedere, si sviluppa su tre parti. Abbiamo la parte di Global Server, che nel vecchio PlayStation 2000i serviva per raccogliere i dati, praticamente era la pancia che conteneva i dati in tempo reale che venivano forniti dalle piattaforme di dati l'uso reale, tipo DB-Signal, Future Source e altre tempo, stiamo parlando della preistoria del trading online, inizio anni 90. Oggi questa piattaforma non ha molti utilizzi, a meno che uno non sia veramente un primitivo, utilizzi la piattaforma ancora con uno di questi data feed, quindi abbia il PlayStation più il data feed, più la piattaforma esecutiva dell'ordine, più il bridge, cioè la piattaforma che mette in comunicazione PlayStation con la piattaforma esecutiva, ma ormai penso che sia questo un modo di operare che stia scomparendo, che scomparirà nei prossimi anni molto rapidamente. Abbiamo Easy Language Power Editor, che era il modulo dedicato a coloro che vogliono programmare le formule o modificarle, e quindi è un modulo più per programmatori, ma anche la difficoltà non è molto, molto elevata. E infine abbiamo proprio la piattaforma di charting, che è il PlayStation 2000i. Allora, noi partiamo lanciando il Global Server, perché se non si lancia il Global Server è assolutamente impossibile far partire la piattaforma di charting, e quindi è necessario lanciare il Global Server. Il Global Server semplicemente deve essere lasciato aperto. Non ha delle grandi finalità, quindi non è che ci possiamo permettere di perdere molto, molto tempo. E andiamo a lanciare quello che è il software di charting, quindi la piattaforma vera e propria. Ovviamente in questo caso noi non abbiamo flusso di dati in tempo reale, quindi saremo costretti a ricorrere a un third party fornitore, un fornitore terza parte che di solito fornisce dati in formato metastock o in formato TXT. Normalissimo fra tutti. Allora, il workspace all'interno di PlayStation 2000i corrisponde alla directory, cioè il workspace è un contenitore in cui di solito si trovano delle char fino a circa 30. Il workspace ovviamente può anche contenere altri strumenti a cui accenneremo tra poco, per cui il Trade Manager, quindi un foglio che contiene tutti gli ordini che sono stati prodotti nel trading system, o diciamo dei workspace che sono stati settati per fare lo scan automatico, ma sono cose abbastanza avanzate che non, a cui in questa fase non sono interessanti. Quindi mi chiede di creare un nuovo workspace, io creo un nuovo workspace in cui ovviamente devo inserire che cosa? Delle chart, cioè dei grafici, quindi vado in file, faccio new. Mi compaiono tutte le cose che io posso inserire all'interno di un workspace, come vi dicevo prima, quindi abbiamo il tracking center,
dove ci stanno tutti gli organi che sono prodotti dal Dreaming System. Abbiamo la CHAR, poi abbiamo il Radar Screen e altrimenti queste quattro funzionalità che non sono assolutamente mai utilizzate, manco io le ho mai utilizzate. Quindi di solito chi usa PlayStation usa il trading chart, PlayStation Chart, cioè il grafico, e il Tracking Center per vedere gli ordini, cioè dove vengono prodotti gli ordini, una tabella Excel dove vengono prodotti tutti gli ordini dei workspace aperti. Noi partiamo con PlayStation Chart. PlayStation Chart si apre su una directory in cui compaiono, in questo caso una directory di club di borsa, oggi Fibia, in cui compaiono tutti i file delle serie storiche in formato MetaStock. Quando voi installate per la prima volta il TradeStation non vi compare già la directory in questo modo, perché ovviamente il TradeStation non riesce a vedere la directory, la destinazione in cui ci sono i vostri file MetaStock e file txt che avete comprato, che qualcuno vi ha dato a parte. Quindi che cosa dovete fare? La prima cosa che dovete fare, aperto per la prima volta il PlayStation, è fare New Dir, Browse, in questo caso per esempio noi abbiamo i dati di CDP, quindi andiamo a prenderci la directory CDB, compaiono tutte le sottodirectory con tutte le diverse specifiche, nel senso che sono tutti i dati europei, che sono i dati intraday, questi dati italiani, il Giappone, l'obbligazionario, gli USA. Batto CDB, batto MetaStock, perché in questo caso i dati sono MetaStock, altrimenti se fossero stati TXT avrei battuto ASCII, e poi tranquillamente faccio scan. E in automatico, mi chiede il drive, e in automatico lui si fa lo scan di tutti i file dell'hard disk e mi trova tutte le directory in cui ci sono file MetaStock. Non lo faccio perché sennò lui me le crea due volte. Ovviamente se io voglio cancellare una directory, basta semplicemente che gli vado in cima, e poi batta delete dir e lui me la cancella. Questo è il modo, ovviamente, per fare in modo che il TradeStation utilizzi dati MetaStock e TXT, quindi dati non in tempo reale, altrimenti bisognerebbe cliccare sul global server, ma qui entriamo in una dimensione che non ci compete, perché vi consiglierei di prendere il TradeStation 8.7 che ha già il flusso dati, risolvereste un mare di problemi. Quindi è una soluzione abbastanza antiquata, ancora praticata da qualche primitivo che vive nelle caverne in Italia, ma diciamo che non c'è più bisogno. Quindi, nello stesso momento in cui noi clicchiamo e abbiamo fatto lo scan, ci troviamo tutte le directory con i dati italiani. Questo è un dato bancario, UBI Banca. Ci chiede il format, cioè ci chiede se lo vogliamo daily, weekly, monthly. Ovviamente tenete conto che non viene illuminato intraday perché il dato è daily, quindi io posso specificare se lo voglio daily o voglio weekly. Devo specificare le date, cioè una data di inizio, una data di fine. E qui in Universe, all'interno di Universe, noi abbiamo una funzionalità molto importante, che è quella di dare il valore al tick. Allora, se il dato è intraday, dopo vedremo anche tecnicamente il dato intraday, ovviamente devo settare anche l'orario a cui inizia e a cui finisce. Evening session non gliene importa niente a nessuno, limite nemmeno. Invece il min movement è importante, perché il min movement ragiona in questo modo. Qual è il tick minimo? Allora, nell'azione il tick minimo è 1. Quanto vale 1? 1. Viceversa, se fossimo, per esempio, nell'SP, il tick è 0,25, ok? Ma il valore del punto è 50, 50 dollari un punto di SP mini. Quindi avrei messo 50 perché il value si riferisce sempre al valore di un punto, ok? Quindi proviamo a fare un altro esempio. Facciamo l'esempio se fosse il boom. Il boom è 0,10, il tick. Però il valore di un punto del boom è 1000. Quindi value sempre relativamente a un punto, cioè proprio uno, numero 1. Min movement è il tick in cui oscilla il prezzo, l'oscillazione minima del prezzo, che è stabilito ovviamente dalla borsa. Nel caso dell'azione si può mettere tranquillamente 1 e 1. Clicco e viene fuori un grafico. Tranquillamente, senza nessun problema.
Di default in PlayStation compaiono queste icone, per esempio queste icone del settimanale, io clicco il grafico mi si compatta subito in settimanale, questo è il grafico del mensile, clicco, mi si compatta subito nella timescale superiore o inferiore. Vediamo il caricamento all'interno della stessa directories, che adesso ma magari salviamo, la chiamiamo 11111 video. Vedete, me l'ha salvata un nuovo video. Io vado a caricare un dato intraday. Quindi file new PlayStation chart. Vado a cercarmi un dato intraday, se lo riesco a trovare da qualche parte. Intra. Vediamo di 60 minuti. 60 minuti sul DAX. Clicco plot. Qui ci sono pochissimi dati, comunque non facciamo finta di niente. Ecco, vedete, qui c'è intraday, vedete che mi si è illuminato, perché lui vede che sono dati intraday. Nel nostro caso noi ci mettiamo 60. Andiamo in universe. A questo punto dovremmo aggiustare la data di inizio e la data di fine, una cosa importantissima, a differenza del daily. Dovremo min move del DAX che è 0,50, non ho mai fatto DAX, quindi 0,50 e un punto pieno è 25. No, 50, vabbè, comunque non importa. Eccolo qua. Questa è la nostra sesta. Ovviamente su azioni che non conosciamo bene, consiglio di andare a aprire il TXT e andare a vedere la data di inizio e la data di fine della serie storica. Da 60 minuti, me lo apro normalmente come un file TXT. Vedo che abbiamo la data e c'è l'ora, vedete, la prima barra viene formata alle 9, la seconda barra alle 10 e in questo caso finisce alle 22. Finisce alle 5, non fino alle 22. È un dato che finisce alle 5, quindi noi abbiamo sbagliato a mettere alle 22. Andiamo con 05. Ecco, quindi noi abbiamo all'interno di Windows due grafici. Uno su PlayStation a 60 minuti e l'altro su UbiBanca sul daily. Andiamo a vedere i comandi che possono essere utili, andiamo a spiegarli uno per uno. Quindi vabbè, new delayed window, cioè nel senso che io cancello una delle chart, open workspace, apro la directory, close workspace. Save workspace as, save as picture, nel senso che io voglio esportare la figura, print, send, schedule workspace assistant and run workspace assistant now serve per fare lo scatto in automatico di una directory, nel senso che io ho un indicatore, nell'indicatore ci sono degli alert, cioè che mi compare un segnale nel caso che si verifica una condizione, io devo scannerizzare 300 titoli oppure sul mercato americano, 2000 titoli dell'Amex e voglio farne in automatico, quindi c'è la possibilità tramite il Workspace Assistant di fare in modo che il PlayStation da solo ricerchi questa condizione su 2000 titoli e mi produca una lista con tutti i titoli che hanno quella condizione. Poi vabbè, sono comandi abbastanza intuitivi. View, ecco, toolbars, customize è molto importante. Perché se io tiro via chat e tiro via drawing non mi compare su un bottone che è difficile lavorare. Viceversa, con comments io posso andare a modificare quelli che sono i bottoni di sopra. Di solito io consiglio di aggiungere questi due pulsanti, che sono i pulsanti view, che sono il pulsante dei risultati dell'ottimizzazione, questo, e i risultati dei tracking di system, questo. Di solito sono gli unici due pulsanti che attivo, uno poi si può sbizzarrire e inserire quelli che più gli si aggradano.
Sono andati via, quindi full bar, start mice, commence, no, ci sono, ok, non ci sono perché non ho caricato il tema giusto. Refresh card, vabbè, qui, ecco, chart option, una cosa molto importante, perché in chart options, faccio vedere di nuovo, view, chart option, c'è questo comando, default base bar, che è veramente molto interessante, perché sembra che parli della compressione. La verità è che vi dice quanti giorni, se si tratta di un grafico daily, quante settimane, se si tratta di un grafico settimanale, quante barre, se si tratta, quanti giorni, se si tratta di, di un grafico a 60 minuti, in automatico tiene una chart. Quindi nel nostro caso in full daily, ogni grafico tiene 3500 barre. Se noi lo vogliamo vedere da 1987 ad oggi, ovviamente ce la dobbiamo mettere 500.000. E allora carichiamo tutto il grafico. Questo è importante perché esiste un pulsante che esiste solo tra l'altro in PlayStation 2000i, non esiste in PlayStation 8.7, che è un pulsante che per quelli che fanno azione o che fanno grafici a livello manuale o che semplicemente vogliono avere il feeling del mercato e quindi tutte le mattine con il loro ditino fanno lo scambio di tutti i titoli, ecco, sono questi due pulsanti qua, vedete? Io pigiando su questo pulsante vado avanti all'interno del workspace e mi compaiono tutti i titoli che sono all'interno di questo workspace. Ok? Bene, allora ovviamente sapere con il view chart option quanti azioni poter analizzare indietro è una cosa molto importante. Vedete, con questo si torna indietro. Insert. Insert serve per caricare una delle quattro indicatori barra segnali che servono in PlayStation. Allora, l'indicatore semplice, nel senso che l'indicatore è qualcosa che compare al di sotto della chart. Non so, andiamo a prendere un indicatore, il MAC. Compare, diciamo, in quello che PlayStation chiama il subgraph 2. Qui sotto, questo è l'indicatore. Lo show me può essere un indicatore, però che plotta un segnale, che può essere una croce, una palla, una freccetta, al di sopra delle barre stesse, quindi non c'è più il subgraph 2, ma lo plotta all'interno del subgraph 1. Vediamo ad esempio uno show me in cui ci sono dei gap. Ah, un key reversal down. Tutte le volte che c'è un key reversal down all'interno del subgraph 1, lo show me plotta un pallino al di sopra della barra che si verifica questa condizione. Infine esiste un terzo, che è il paint bar, che come dice stessa la parola, ha la stessa funzione dello show me, ma a differenza dello show me, lui pittura le barre. In questo caso vediamo che pittura, verificarsi una condizione, le barre di rosso o pittura le barre di colore blu a verificarsi di un'altra condizione. Infine abbiamo quelle che sono le strategy. Allora è importante osservare, lo rimarcheremo di nuovo, che a livello di PlayStation noi abbiamo quello che è il signal, che è il codice di programmazione che produce il segnale e che è quello che viene elaborato dal power edito, ma io posso plottare a livello di chart una signal solo se tra lo trasformo in strategia e nel delirio del PlayStation 2000i la strategia può, non deve, ma può essere l'unione di diversi segnali. Questo è molto utile se voi per esempio avete un'uscita che è standard. Come nel mio caso, io di solito ho un'uscita, che lo chiamo Trade Manager, che applico a tutti i sistemi. Quindi, di fatto, io mi occupo a livello di strategia di creare solo il segnale dell'entrata, perché l'uscita è standard. Quindi, non è che tutte le volte devo programmare, fare copia e incolla, mettere dentro un codice, verificare, no. Io mi preoccupo di creare l'entrata, l'uscita ci penserà questo Trade Manager, che
che ha diverse uscite, e se ottimizzo vedo quello che funziona meglio. Quindi io posso avere una cartridge fatta da quattro segnali di entrata e due segnali di uscita, o un segnale di entrata, o un segnale di uscita, o semplicemente un segnale che contiene sia l'entrata che l'uscita. Però in ogni caso, io quando vado a plottare, vedete, insert non mi dice signal, ma mi dice strategy. Quindi è importante, ricordate la differenza tra signal e la strategy. Io creo il signal, finché il signal non lo trasformo in strategy, attraverso una cosa che si chiama strategy builder, non lo vedo nemmeno nel mio pannello di TradeStation. Cioè se io ho un signal, creato in signal da piccolo programmatore corretto all'interno del PowerEdit e poi vado qui in insert e vado a vedere se non lo trovo in strategy, non lo vedo, perché ovviamente io ho creato il signal e non la strategy. Format. Ovviamente format symbol, ma mi dà quella mascherina che abbiamo già visto prima. Analysis techniques. Io posso andare sullo show me, specificare lo stile, specificare le proprietà. Per esempio, se lo voglio plottato nel subgraph 1, quindi sul grafico, oppure in quello 2, 3, 4. È importante quando si plottano soprattutto i sistemi andare a vedere quello che è il max numbers of bars, wheel reference. Cosa significa? Significa che se io uso una media mobile a 50 barre, ovviamente io devo mettergli almeno 51 barre, cioè tu inizi a calcolare l'indicatore sistema dopo 51 barre, perché ovviamente 50 le manda il sistema sarà operativo dalla 51esima barra. Questo sia a livello di indicatore che di show me, che di paid bar e di strategy. Un'altra cosa importante, per esempio, è bar to the right, nel senso che se io non voglio che il grafico mi finisca qua perché, per esempio, non ho spazio per tirare delle trend line o per fare i miei studi, allora io faccio format bar to the right, per esempio, gli metto 20 e il grafico si sposta rispetto alla mia asse verticale. Posso avere la scala semilogaritmica o la scala matematica. Ovviamente su scale, su grafici di lungo periodo, bene la scala semilogaritmica. Poi posso mettere le grid, le posso mettere in diverso tipo, quindi nessuna, orizzontali. Vabbè, questi sono dettagli grafici che non hanno un grande impatto. Template. Allora, in questo caso io ho plottato un indicatore, un paint bar, uno show me. Perché sono l'indicatore mio preferito, lo show me mio preferito e il paint bar mio preferito. Quindi io clicco col pulsante destro, vedete che c'è template e mi dice save template. Quindi praticamente creo un template con questi paint bar, show me, indicatori tutti e tre assieme. Quindi lo faccio 111 video e tutte le volte in cui io ho un grafico appena caricato e che voglio analizzare, basta che ovviamente pigi il pulsante destro del mouse, mi comparirà template, other template, 111 video, apply e automaticamente vengono plottati in un solo colpo indicatore paint bar show me, che altrimenti avrebbero richiesto tre operazioni separate con un ulteriore gradino di tempo. Drawing. Qui ci sono tutte le possibilità grafiche, le ellissi, i circoli, le frecce, gli archi, i rettangoli, i supporti, le resistenze, ogni diavoleria a livello grafico. Non le ho mai utilizzate, sono le linee orizzontali e rettangoli, e sono cose che sono in tutti i software, non penso che sia la carta di presentation, né altrettanto penso siano utili, quindi evito di parlarvene. Questo pulsante potete cancellarlo, per non esiste questo tendino, questo è un tendino proprio mai visto, mai fatto. Ecco. Go, si va al PowerEdit,
allo strategy builder e al global server. Ovviamente lo strategy builder è quello che mette in relazione il segnale alla strategia. Non vediamo adesso come si fa, è la seconda volta che lo ripetiamo, una delle cose più importanti, perché regolarmente quando un programmatore inizia a utilizzare CareStation, parte dal Power Editor, poi a un certo punto ha creato il signal, lo vuole plottare sulla chart per avere il system report, e non capisce come si fa perché non gli compare. Window io le posso ordinare. L'help è molto bello, c'è tutto, sia index che search, è fatto veramente molto bene, quindi devo dire che ci sono veramente tutta la sintassi, ci sono esempi, è veramente molto completo. Bene, abbiamo visto Global Server, abbiamo visto GStation, andiamo a vedere quello che è this language, Power Editor. Niente, partiamo aprendo, mettiamo che voglia creare un trading system. File, new, ovviamente devo andare in signal, ok? Perché io devo scrivere un signal, modificare un signal. La strategy, abbiamo detto che la facciamo con lo strategy builder dopo che il signal esiste. Lo chiamo 1111 video. Lo scrivo. Allora, noi andiamo a prendere un segnale già esistente e lo modifichiamo così, giusto? Prendiamo un video. Allora, come appare? Appare molto semplice il linguaggio di programmazione in CareStation e un Pascal-like. Ovviamente qua vedete sono le parentesi graffe, serve per inserire del testo. Dichiarazione degli input, banale penso per un programmatore. Ovviamente il numero che mettete poi qui dentro comparirà all'interno del software di grafico, che perché vi permetterà di ottimizzarlo, quindi l'input serve quando volete ottimizzare una variabile, quindi una variabile numerica che può essere ottimizzata. Se non avete bisogno di ottimizzarla, utilizzate una variabile semplice che non vi compare nel pannello di controllo del trading system. Poi ovviamente vado a specificare quelle che sono le mie variabili. Notate che le funzioni appaiono in violetto, cioè queste sono delle funzioni, cioè in cima io dico Open Function Range, sono delle funzioni che esistono già programmate in Easy Language oppure che voi stessi potete crearvi e richiamare, questo per evitare di scrivere tutte le volte la stessa Macedonia. Vediamo qui una condizione, per esempio True False, Bear Market, Bull Market, a verificarsi della media, ma vedete proprio come si chiama Easy Language perché è semplice, no? Average, media delle chiusure degli ultimi 4 periodi è superiore alla media delle chiusure a 9 periodi e la media 9 periodi è superiore alla media 18. Questo definisce un bull market. Poi piazzo l'ordine. If bull market, cioè se si verifica questa condizione, then begin, allora inizia. Compra alla barra successiva, perché PlayStation ragiona sempre sulla barra successiva, in quanto ovviamente noi non stiamo dando delle barre in tempo reale, stiamo dando delle barre che si formano esclusivamente a fine giornata o a fine dei 60 minuti. Quindi lui non vede che cosa c'è all'interno della stessa barra. Il problema del bouncing tick. Lui vede la barra quando è finita, cioè quando c'è la chiusura. Quindi l'ordine necessariamente viene sempre assolutamente piazzato sulla barra successiva, tranne col comando bytes bar on close. Quindi l'ordine può sempre essere seguito dall'apertura in poi, o la chiusura odierna, bytes bar on close, o next open, quindi sull'apertura successiva, o durante la barra successiva, la rottura del massimo e del minimo della barra precedente, o al verificarsi in altra condizione, comunque sempre next bar. Piazzato l'ordine stop, vedete come per andare a short si utilizza il comando sell. Questa è la grande distinzione tra PlayStation 2000 e quello 8.7, nel senso che
Per andare long qui si fa buy, per andare short qui si fa sell, e per uscire si fa exit long, exit short. Nel TradeStation 8.7 si fa buy per andare long, sell per uscire dal long, sell short per andare short e buy to cover per chiudere l'operazione short. Automaticamente quando avevo importato una formula in TradeStation 2000, una formula nella piattaforma di TradeStation 8.7, lui le converte, quindi c'è un problema da poco, basta sapere. Poi TradeStation ha tutte queste funzioni che già esistono, per esempio market position, cioè if market position uguale 1, se siete lunghi e l'apertura della barra successiva è superiore al prezzo di entrata, questa è una funzione che esiste già, più un cuscinetto di profitto per le commissioni, per il contratto diviso bla bla bla, allora exit long next bar all'apertura. Oppure in questo caso, per esempio, uscite con un trailing lot, con un trailing stop, cioè esci dal lungo, dalla posizione lunga, la barra successiva sul più basso delle ultime 3 minimi, negli ultimi 3 giorni, che il bar ovviamente è un input che voi andate a utilizzare all'interno del sistema. Il linguaggio è molto semplice. Ecco, una volta che ho creato questo codice, vi faccio fare copia e incolla, poi lo metto dentro il mio 111 video, faccio CTRL-V, incolla, io batto su questo pulsante, verify, e lui vedete che mi dà excellent. Ok, cioè mi fa la verifica formale del codice. Nel caso ci fossero dei problemi, me li mette qui sotto, o in errors, in debug. Ok? Quindi molto semplice, quindi ho una verifica formale. Una volta che io ho creato il signal 111 video, io devo andare a cliccare su questo pulsante, che è quello dello strategy builder, e devo associarlo a una strategy, quindi new strategy 111 video avanti, lui mi dice associala, allora io la vado ad associare con 111 video, ok. Avanti, mi fa vedere i due input che io posso ottimizzare. Avanti, mi chiede se io voglio entrare in posizioni che già detengo nella stessa direzione. Di solito non si flagga, cioè viene una confusione bestiale. Ovviamente dovete poi specificare quante volte potete entrare nella stessa direzione. Questo è importantissimo, mandate un messaggio al tracking center, perché il tracking center è assieme alla chart uno dei due oggetti che stanno dentro un workspace, ed è quello che contiene tutti gli ordini, quel famoso foglio Excel, simile Excel di cui vi avevo parlato prima. Avanti, quante barre deve riferirsi indietro, quindi in questo caso credo che sia 18, ma ce ne mettiamo 50, per stiamo più sicuro, fine. E noi in questo caso abbiamo creato una strategia che si chiama 111 video, vedete che qui sotto c'è verified, che io posso andare a plottare tranquillamente. È importante lo strategy builder, questo ve lo dico, perché quando andate a manipolare barra pistolare una formula e vi dà un errore, o semplicemente andate a modificare i dati, può darsi che in questa operazione succeda che TradeStation 2000 non è molto, insomma, qualche bug, e quindi vi dà non verificato. Quindi voi semplicemente dovrete vi dà non verificato, però quando voi fate F3, cioè andate a pigiare su Verify all'interno del signal, vi dice excellent verificato. E ciononostante non riuscite a plottarlo, perché quando siete sulla chart e fate Insert Analysis Technique Strategy, voi andate in 111 video e lui vi dice, vedete qua, Verify, vi dice no. Allora, in Signal con l'F3 Verify vi dice excellent. Però all'interno di Insert Analysis Technique, quando andate a plottare, qua vi dice non verified e non ve lo plotta. L'errore è a livello di Strategy Builder, perché voi dovete andare a recuperare la vostra, il vostro signal, andare in Edit, in Input,
fare il reset degli input, non mi chiedete perché, è una tipo una magia, bisogna fare così. Ok, e poi quando finalmente andate in Insert Analysis Technique, magicamente qui in questa parte vi dirà Verify. Quindi come si possa una verifica non solo a livello di F3, cioè di pulsante Verify all'interno del Power Editor, ma anche a livello di Strategy Builder. Questo è un po' il funzionamento dello Strategy Builder. Per quanto riguarda i singoli comandi, ovviamente c'è bisogno di fare un video a parte. Io per oggi penso di avere parlato abbastanza e ringrazio i miei ascoltatori e vi auguro buon lavoro.